Popolo Sovrano, 14 febbraio 2019, prima puntata, molto piacevole, è stata davvero ricca di contenuti, ricca di reportage, inchieste a tutto tondo, a tutto campo. Il programma in questione è stato condotto da il buon Alessandro Sortino e abbiamo potuto apprezzare in maniera concreta e non astratta tutto ciò che di buono può essere apprezzato. Vi ricordo che questo programma va a puntare su temi di attualità, reportage e inchieste. In particolare, nella puntata di ieri c'è stata una inchiesta riguardante le banche popolari, ma non possiamo neanche dimenticare un reportage fatto in maniera davvero perfetta sugli sgomberati dell'ex Penicillina, la fabbrica occupata che è ubicata alla periferia di Roma. Questa inchiesta è stata realizzata, vi ricordo, dal buon Daniele Piervincenzi, il quale purtroppo di recente sarebbe stato aggredito lui insieme alla sua troupe televisiva a Pescara, ridente città ubicata in Abruzzo, a proposito proprio del complesso Ferro di Cavallo Case Ater. Vi ringrazio per l'ascolto, dunque una piacevole bravura quella di Alessandro Sortino che è riuscito a condurre il programma con grande bravura, con grande talento e con grande davvero simpatia. Ovviamente brava anche la bella Eva Giovannini e il buon Daniele Piervincenzi che sono state due spalle fedeli nella conduzione del programma in questione. Grazie, iscrivetevi, commentate, al prossimo video da Narratore Italiano.